di sviluppo creato sta veramente danneggiando in una maniera assolutamente preoccupante non tanto e non solo la nostra salute, ma quella dei nostri bambini. Allora, vi voglio far vedere un filmato che è stato per pochissimi minuti, che è stato presentato a marzo di quest'anno a Parma alla conferenza interministeriale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, presenti 135 paesi. Sono pochi minuti, ma però credo sia importante vederlo. Dunque, l'audio è sottotitolato in italiano, il titolo è questo: I nostri bambini ci accuseranno. Palazzo dell'UNESCO, Parigi. Comincerò con qualche domanda. Dottor John Peterson Myers, ricercatore ambientale, pensate ai membri della vostra famiglia e ai vostri amici. Quanti di loro sono stati direttamente o indirettamente colpiti da un cancro? Alzate la mano. Casi di diabete. Parenti o amici con infertilità. Vorrei che quelli che hanno alzato la mano almeno una volta la alzino nuovamente. Guardatevi intorno, vedrete che una percentuale importante degli abitanti del nostro pianeta è colpita da una malattia che la scienza ritiene legata a fattori ambientali. Questa nuova generazione di bambini è la prima della storia moderna ad avere uno stato di salute peggiore rispetto ai propri genitori. Questo non è accettabile. Ecco, ci possiamo fermare qui, però per darvi un'idea, diciamo, anche della gravità veramente del problema che stiamo mettendo a fuoco e che vogliamo affrontare. E queste sono una serie di diapositive che ho preparato per spiegarvi, per illustrarvi anche poi il problema specifico ovviamente dell'incenerimento dei rifiuti, che a me ha fatto aprire gli occhi esattamente 5 anni fa, nel 2005. Ho sempre fatto il medico in ospedale, non ho mai avuto una particolare cosa ambientalista, però a un certo punto ho aperto gli occhi su questo. E quindi, tornando proprio al problema dei bambini, vorrei farvi capire che tutto ciò che noi buttiamo nell'ambiente, che siano i fumi degli inceneritori, delle centrali, eccetera, che siano i pesticidi che buttiamo e via dicendo, si creano dei carichi, diciamo, di inquinanti, questo chemical fallout, che viene trasmesso dalla mamma al proprio bambino durante la vita fetale, ulteriormente poi col latte materno, e questo carico globale, diciamo, di inquinamento, di pollution, è quello, il regalo che nessuna madre vorrebbe fare al proprio bambino, ma che purtroppo stiamo facendo. E qui ci comprendiamo le sostanze, le molecole di ossino simili che sono state ricordate prima, tipiche delle combustioni ovviamente, metalli pesanti, il particolato ultrafine, quindi le particelle. Solo per darvi un'idea, questo carico chimico, diciamo, che viene trasmesso si accumula nella mamma, passa al bambino, e guardate i tempi di smaltimento, diciamo così, del piombo ricevuto da questa bambina dalla madre è la bellezza di 166 anni. È ovvio che nessuno di noi vive 166 anni. A sua volta questa bambina assumerà ulteriormente questi inquinanti e a sua volta quindi li trasmetterà ai propri figli. E così, ad esempio, per questo tipo di sostanze chimiche 60 anni, per il teflon, quello delle pentole circa 30 anni, per i ritardanti di fiamma 12 mesi, il mercurio 1 anno, cioè questo è il tempo che questa bambina, gli anni che ci vogliono per questa bambina per smaltire queste rispettive sostanze avute in eredità dalla madre. Capite che il problema è gravissimo. E sempre di più si sta dimostrando, queste sono riviste nella letteratura scientifica, questi alcuni esempi di studi, che è l'esposizione fetale alle sostanze chimiche quella che condiziona maggiormente il nostro stato di salute che avremo da adulti. In pratica,
durante la vita fetale non è che il bimbo è protetto in una sorta di cassaforte, ma purtroppo è esposto nel momento più delicato, quando c'è la programmazione di tutti gli organi e tessuti a questo bombardamento di sostanze chimiche, e tutto questo altera quella che è, diciamo, l'organizzazione e la funzione di organi che ci dovranno accompagnare per tutta la vita. Lo vedete qui, appunto, semplicemente alcuni titoli. E quindi qual è la situazione? Questo vi voglio dare da un punto di vista oggi della medicina e della scienza. Dai tempi delle epidemie, delle pestilenze, delle carestie che caratterizzavano, diciamo, i secoli scorsi, in cui queste malattie fortunatamente sono, le abbiamo viste scomparire, di fatto stiamo assistendo a un aumento di tutte quelle patologie croniche del filmato che vi dicevano prima, del tumore, del diabete, dei danni riproduttivi, ma anche le malattie neurodegenerative, l'Alzheimer, i problemi alla tiroide e via dicendo. E quindi ci possiamo chiedere, ma tutto questo inquinamento fino a che punto condiziona la comparsa di queste malattie che tanto creano sofferenza nelle nostre famiglie? In pratica, per farla breve, quello che sta emergendo è che l'inquinamento non è necessario che crei un danno diretto al DNA, ma la cosa più evidente è che senza alterare il DNA, di fatto altera in maniera assolutamente determinante quelli che sono i meccanismi di trascrizione dell'informazione contenuta nel nostro genoma. Quindi non c'è bisogno di un danno diretto al genoma, ma l'informazione che voi sapete contenuta del DNA viene trascritta, viene passata in maniera non regolare, come se noi ricevessimo un dizionario che è sbagliato, per cui quel libro che è scritto nel nostro genoma viene, diciamo, passato in una maniera che non corrisponde a quella che deve essere la reale funzione di quell'organo, di quel sistema. E quindi da questo punto di vista, quindi l'ambiente attraverso questi danni epigenetici arriva fino ovviamente al manifestare della malattia. E in questo senso quello che sta emergendo è che non è azzardato considerare che la quasi totalità delle malattie è ascrivibile all'ambiente, il concetto che c'era. Per cui voi capite che se siamo già in una situazione così sicuramente drammatica, in cui dobbiamo chiudere i rubinetti dei veleni, andare ad aprire nuove fonti di inquinamento assolutamente inutili, assurde, antieconomiche e pericolose, come quelle che vi è stato illustrato prima, dissociatori molecolari, inceneritori, centrali a biomassa, è la assoluta follia. Anche perché quando parliamo di rifiuti, e questa parola dovremmo smettere di usarla, perché in realtà una cosa non ci serve, ma non per quello è un rifiuto, può essere riusata, riciclata, come la natura ha fatto per miliardi di anni. Se noi imbocchiamo la strada giusta, proprio cominciando dai rifiuti, possiamo invertire veramente quello che è un punto di non ritorno della nostra organizzazione sociale, perché questi livelli di inquinamento già oggi non sono tollerabili. Solo un pazzo può pensare di andare a fare quello che ci è stato detto. E questi danni addirittura possono essere anche transgenerazionali, anche se viene a cessare l'esposizione. Questo è particolarmente vero per gli interferenti endocrini, di cui le diossine sono proprio capostipite. Capite che c'è un'amplificazione del danno attraverso le generazioni. La mia generazione è stata esposta a meno inquinamento rispetto a quello che lo sono i miei figli e i miei nipoti. Questa è la cosa, il messaggio che deve passare. Se non capiamo questo, se non ci preoccupiamo di questo, veramente non cogliamo lo spessore della situazione. E adesso entriamo un po' meglio nella situazione dei rifiuti. Allora, questo è Lorenzo Tomati, cercatolo, un grandissimo oncologo, un ricercatore di fama mondiale, che questo è il salone
del Consiglio Comunale di Forlì venne invitato, avevamo fatto un atto notorio con 409 firme di medici contro gli inceneritori, ce ne hanno detti di tutti i colori ovviamente, il sindaco, che eravamo allarmisti, eccetera eccetera. Alla fine arriviamo a questa conferenza pubblica e Lorenzo Tomantis, una persona splendida che ho avuto occasione in quel momento di conoscere di persona, esordì con queste testuali parole: le generazioni a venire non ci perdoneranno i danni che noi stiamo loro facendo. Che io lì per lì, vi garantisco, 5 anni fa, dovevamo parlare di inceneritori, non capivo bene che cosa voleva dire. Questi sono i giornali, perché, vedete, inceneritori, bimbi a rischio, coi medici si schierano 2 maxi esperti, perché con la combustione si creano centinaia di sostanze tossiche che passano dalla mamma al feto e portano malattie. Io spero che nessuno di voi fumi, ovviamente fumare è pericoloso, cosa c'è scritto sul pacchetto delle sigarette? Ti fa venire il cancro, nuoce gravemente alla salute, perché è la combustione che trasforma anche una cosa assolutamente inerte come un fogliettino di carta con delle foglie di tabacco in migliaia di sostanze tossiche, diverse di queste sono centinaia di queste cancerogeni certi per l'uomo. Capite allora la follia di andare a costruire impianti con questi camminoni e diventiamo tutti fumatori passivi. Brevissimamente, perché i bambini sono più sensibili? Si pensava, questo era... venivano così rappresentati come dei piccoli adulti, guardate le proporzioni invece, la realtà, il bambino non è un piccolo adulto, la testa è enormemente più sviluppata rispetto al resto del corpo e ancor più quando siamo nella vita fetale, guardate, questo è il corpo e tutta questa è la testa. E quindi l'organo più delicato durante la vita fetale è proprio il tessuto cerebrale. Questo è un elenco di 201 sostanze tossiche per il cervello umano, non per gli animali o per i topi, comparsa sull'Lancet. Questo è l'elenco delle sostanze organiche identificate nell'emissione di un inceneritore. Tanto per farvi avere un'idea, di tutte queste non ce n'è una che non sia tossica per l'uomo. E questo proprio per dirvi l'allarme che la medicina indipendente, ma sull'ANSE, quindi sulle riviste più prestigiose, ha lanciato, facendo quell'elenco che vi ho fatto vedere prima, le sostanze chimiche stanno danneggiando lo sviluppo del cervello dei bambini in tutto il mondo, creando un aumento di tutti quei disturbi che vediamo, l'aumento di bambini disattenti, il problema anche dei deficit di attenzione, di ritardi mentali, il problema dell'autismo che sta aumentando anche questo in maniera assolutamente preoccupante, per cui praticamente un 15% dei bambini in tutto il mondo si calcola sia esposto a questo tipo di danni. E quindi i bambini sono più sensibili ovviamente perché a parità di peso consumano molta più aria, più acqua, più cibo, quindi tutti quegli inquinanti che farà, speriamo mai, che no, impedite che facciano questo scempio che c'è stato illustrato prima, e lo dico proprio chiaramente, saranno ancora più esposti, perché i loro organi non sono ancora completamente formati, i polmoni si formano pienamente a 20 anni, quindi lo stesso di quantità di inquinante ovviamente si concentra molto di più, diciamo, in un bambino che non in un adulto. E qui sono andati a misurare in bambini che vivono nei pressi di un impianto che produce energia per l'appunto proprio in Inghilterra, il carbone dentro i loro macrofagi, i loro globuli bianchi ottenuti attraverso semplicemente facendoli sputare. Bene, tante più particelle di carbone ci sono, bambini normali, il 56% dei bambini ha problemi a questo tipo di particelle, tanto più particelle ci sono, tanto, diciamo, più diminuisce la funzione respiratoria. Hanno fatto le spirometrie e hanno visto proprio una correlazione. Il problema dell'asma, dell'inquinamento, di tutto quello che sta capitando, dei bambini nati pretermine, l'inquinamento danneggia il decorso della gravidanza, i bambini nascono prima di basso peso, e questo è un inceneritore in Inghilterra che è andato